Buongiorno, siamo qui alle isole Lofoten, siamo sbarcati ieri sera sulle 11, ci siamo addormentati a mezzanotte con un sole che mai, pieno di tende, pieno di gente e adesso si sta svuotando il campeggio. Partiamo anche noi per il nostro tour, piano piano ce le facciamo tutte, in 2 giorni e mezzo più o meno, poi si prosegue. Mancano ancora 1100 km per Nordkap, sembra che di non arrivare mai. Abbiamo già smontato tutto il nostro rito l'abbiamo compiuto. Parte, andiamo qui a vedere il paesino di O, che si scrive A, e poi proseguiamo. Questo è lo sbarco di ieri sera e si parte per il tour delle Lofoten, o Lofoten, come si dice. Stiamo arrivando nel paesino di O. Facciamo un giro veloce, 2 foto. Qui abbiamo un uomo già visto. Parte, si prende la E10, che è l'unica strada principale per andare in direzione nord. Ecco, le Lofoten sono veramente belle, ma mi sono reso conto che sono molto molto turistiche, quindi adesso che siamo in alta stagione è veramente pieno, bisognerebbe venire in un'altra stagione, ma è anche vero che in un'altra stagione poi dopo cambiano le condizioni climatiche, la luce comincia a diminuire. Via le Lofoten è impossibile non fermarsi. Ogni angolo ci sarebbe da scattare una foto. Non si può. Ogni angolo è così, ragazzi. Cioè, io non ho parole. Ma avevano detto che erano belle, ma non pensavo una cosa così. Queste isole sono un paradiso. Siamo qui al Vikings Museum e adesso andiamo a dare un'occhiata.
la terra dei vichinghi. Ecco il gadget. Adesso Maurizio si compra un paio di corna, tutto l'artigianato tipico. Ti sei fatto due gelati, eh? Economici. Quanto costa un gelato? Nelle migliori delle situazioni costa 22 euro. Sì, ma che gelato? Il gelato è molto bello perché praticamente si inserisce questo gelato confezionato nella macchina e poi schiacciano un pulsante e viene fuori il gelato sotto... Con la macchinetta fatto con le polverine sicuramente? Sì. 22 euro? E 50. E 50. Va bene. Si vedono anche questi soggetti che dalla Germania vengono col trattore e la roulotte. Io lo adoro, è il mio idolo. Andando a Enniswangen, dove ci sono un sacco di atolli ed è una delle zone più belle delle Lofoten. Beh, guardate qua, che roba! Eccoci arrivati a Engoisumbrua. Siamo nel paesino bellino. Siamo tornati indietro per cercare un camping, sistemarci e poi torniamo là stasera, docciati, sistemati, con calma, a fare le foto con i colori giusti. Speriamo più che altro che ci sia un posto. Speriamo. E anche il camping stasera l'abbiamo trovato. Con questa giornata splendida, domani ha messo nuvole, speriamo che siano solo nuvole e non sia pioggia. Alle mie spalle il mio socio che ha già montato la sua tenda. Questa è la nostra veduta. Prima volta che mi metto i jeans da quando siamo partiti. Stasera seratona. Torniamo dove eravamo oggi pomeriggio, così ci facciamo un giro. Adesso mangiamo qualcosa, poi torniamo là, ci facciamo un giro, facciamo qualche bella foto con i colori, non dico del tramonto perché il sole tramonta forse alle 10:30-11, ma fino a mezzanotte e mezza è ancora chiaro. E questo è il nostro accampamento. Accappatoio da asciugare, abbiamo fatto la doccia e questo è proprio di fronte al Fjorda. Questa sera, liberi di valigie, ci dirigiamo verso il paesino qui dove siamo stati oggi per fare serata. Abbiamo inaugurato i blue jeans, non li eri ancora messi da quando siamo partiti.
Mi sa che stasera li rimetterò in valigia e non li toccherò per un altro bel po'. Siamo venuti a fare una passeggiata a Henningsvær, è un posto molto turistico, il problema è che alle 8 di sera già chiudono tutti i locali, però vabbè, facciamo due passi, ci sgranchiamo, cosa che non abbiamo mai fatto praticamente da quando siamo partiti. E adesso andiamo a fare qualche foto, qualche scorcio. Bello questo cielo, eh? Sì. Che ore saranno? Oh, saranno le 5 del pomeriggio. Le 6? Sì, sono le nostre. È il nostro pomeriggio questo, più o meno. Sì, quel clima lì, le 5 e mezza, l'ora del tè. Adesso le dico subito, glielo faccio anche inquadrare. 22:52. C'è ancora una luce pazzesca. No, c'è il sole alto. Abbiamo appena fatto una piccola dronata, adesso andiamo a vedere un altro punto. No, e prima, dopo che l'ho messo via sentivo. Sì, era un altro drone. Era un insetto. Punto della situazione, lasciamo questo bellissimo camping con mare caraibico e ci dirigiamo a Solval, la capitale delle Lofoten, almeno yes. Così dicono, 20 minuti dal di qui e poi dopo si prosegue al nord, perché domani dobbiamo arrivare a Dalta. Si riparte. 20 minuti, siamo nella capitale delle Lofoten, facciamo un girettino, dicono che è molto bellina, stiamo un po' lì e poi ripartiamo. Oggi il tempo è totalmente diverso, come preannunciato sono arrivate le nuvole, pericolo pioggia imminente, prepariamoci, dobbiamo pagare il pegno della splendida giornata di ieri, va bene? Il bucatone sta dando altri problemi, un altro problema si è presentato e non poco grave. Non gli funziona l'olio della frizione, il pompante, e quindi è molto rischioso perché se non stacca la frizione rischia di cadere, come è accaduto prima, si è accasciato, non è accaduto, però è molto rischioso. Siamo qui a Svolvera, la capitale, e adesso proviamo a chiedere con questo signore. È venuto fuori il problema grosso stavolta.
perché la frizione del Ducatone non funziona più, nel senso che arriva un punto che non stacca e quindi è pericolosissimo, perché quando soprattutto andiamo piano, se non lavora non riesce neanche a fermarsi, ed è un problema sicuramente del circuito idraulico, quindi ci vuole per forza un meccanico. E il primo meccanico di moto è a 3 ore dal di qua, quindi ci tocca provare ad arrivarci, e poi non sappiamo come andrà a finire, perché se ci vogliono dei pezzi non lo so. Adesso facciamo benzina e poi vedremo, io spero bene. Narvik 239, la nostra meta. Da un meccanico negozio di moto andiamo a vedere se ci risolve il problema, ma io ho dei forti dubbi. Siamo andati a chiedere in un negozio di auto, ci hanno consigliato questo negozio qui di Narvik, anche perché più o meno è sull'itinerario che dobbiamo seguire, quindi è meglio quello di un altro posto che ci aveva consigliato invece un signore. Forse era più specializzato nelle moto, però eravamo fuori itinerario e io direi di andare a Narvik. Ciao ciao Lofoten, speriamo di rivederci. Questo giro è andata. Proseguiamo sulla E10 direzione Narvik per vedere se troviamo questo negozio di motoricambi, se ci dà comunque qualche consiglio per il problema di Maurizio, che nel frattempo ha chiamato il meccanico a Forlì. Sembrerebbe che sia un problema di una guarnizioncina, di un gommino, problema che se è un pezzo specifico per la Ducati non lo so come si possa fare, perché senza di quello la frizione lavora male, anzi non lavora praticamente per niente. Mancano ancora 1 ora e 50 minuti all'arrivo, siamo stati fermi 40 minuti buoni in coda per un incidente. Oggi è una giornatina. We have a problem with the motor of my friend. Now I explain. The pump is broken. This one or was? Questo qui è rotto, chiede. Our mechanic is on summer break for this week. Ah, ok. Yeah, so it's not here. No, il loro meccanico questa settimana non c'è. Yeah. Matt, you. Do you know north or south? Going north or south? We would like to go to North Cape. Sì, ma non c'è. Non tocca tornare indietro. Io. Aspetta, adesso vediamo se c'è. Now everything is closed today. You have one in Hoshta. Cos'è quello di stamattina? Puttana roba, non ci credo. So if you write down quello che ti ho mandato io stamattina. Yeah, that's one. Ah, yeah. Era quello. Puttana roba, ladro. You have if you write down the name, you can call tomorrow. You can call those and see who can fix it. So if you write down Sigo, this is in Hoshta, okay. Over there. It's 2 hours that way. Okay. Back to where you came. Il primo è 2 ore. And quello che ci aveva dato stamattina il tipo. Dal di qui è 2 ore. Ah, okay. Ok, perfetto. So
buongiorno a tutti. Allora, la situazione qui è cambiata drasticamente da ieri, forse si vede anche dalla mia faccia. Comunque Capo Nord purtroppo non è più una meta, perché dobbiamo risolvere il problema con la frizione del motore di Maurizio, senza di quella non si va da nessuna parte. Quindi adesso stiamo andando da un meccanico e proveremo a risolvere con lui, ma dubito, probabilmente dovremo ordinare un pezzo, farlo arrivare. L'ipotesi che prevedo io è di fermarsi un paio di giorni finché non arriva il pezzo, e poi dopo, appena arriva, montarlo e tornarci a casa. Ieri ha girato veramente male tutto, stamattina piove. Speriamo che sia una giornata con qualche spiraglio, perché il sogno di Capo Nord, vabbè, siamo stati all'Ofoten, che per me era già, valeva già il viaggio quello. Però essere qui a 700 km e non poter arrivare a Capo Nord è un peccato, però io ci volevo arrivare insieme a Maurizio. Da solo non avrebbe senso, e poi non mi sentirei minimamente di lasciarlo solo, perché se fosse capitata a me la stessa cosa. E quindi vediamo oggi come butta. Aggiornamento più tardi. Io credo che oggi può solo andare meglio. Adesso stiamo andando a circa 90 km di distanza da un meccanico che si trova su a nord, quindi dobbiamo rifare un pezzo di strada che abbiamo fatto ieri sera, che poi eravamo a Narvik e non abbiamo concluso niente col meccanico che abbiamo trovato. Quindi torniamo in direzione nord al primo meccanico che ci avevano detto, che avevamo escluso perché avevamo ragionato pensando che Narvik, essendo un cittadino un po' più grande, avesse più possibilità. Niente di fatto, vediamo cosa ci propone. Si tratterà di ordinare un pezzo e lo monterà Maurizio. Vediamo, aggiornamento più tardi, speriamo che le cose si infilino in un certo modo. Siamo fermi qui nel ponte che abbiamo fatto ieri, ci sono i lavori in corso e Maurizio non poteva fermarsi, quindi è partito, era arrivato in rosso, lui ha tirato dritto giustamente per non fermarsi, in coda alle ultime macchine che erano passate col verde, e poi adesso io lo raggiungo nuovamente. Lui non si può fermare, è un casino questa situazione. Eccoci arrivati ad Arstad, 400 metri a destra, poi mancano 600 metri, mi dice a destra. Ho visto un sacco di moto, speriamo che, dai che ci siamo. Andiamo a sentire adesso cosa succede. Qui c'è il meccanico, sto provando. Non lo fa adesso? Ma come cazzo ha fatto a partire? Non lo so, non lo fa. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Mi raccomando, lascia anche un commento.